Oggi è il 28 di settembre e siamo con le telecamere di Incipit Sistema Comunicazione a Pirgo, nel comune di Grotteria. Questo è un giorno molto importante per questa comunità. Perché è importante? Ve lo diremo fra un minuto dopo la nostra sigla. La comunità di fedeli di Pirgo, appunto in località Grotteria, in provincia di Reggio Calabria, oggi si è ritrovata nuovamente unita attorno al suo parroco Don Giuseppe Giovinazzo. Perché? Perché la comunità oggi ha avuto un grande regalo, ha avuto un regalo che è arrivato da Roma. Si tratta, forse in una maniera così egoisticamente parlando, di un qualcosa che potrebbe non avere valore, invece ha un grandissimo valore, un immenso valore cristiano, in quanto l'idealità cristiana e cattolica è racchiusa in questo oggetto. Si tratta di terra però lavorata e di terra che è composta da quello che è lo spirito del Signore che l'ha consacrata per quanto riguarda il giubileo del 2000. Adesso noi con noi abbiamo qui padre, il parroco della chiesa San Nicola, di San Nicola. Ecco, qual è l'importanza di questo dono che voi oggi avete ricevuto? Riveste una grande importanza la celebrazione solenne che abbiamo vissuto oggi, perché il mattoncino della Porta Santa della Basilica di San Pietro, che ci è stato dato in dono dal dottor Festicini, presidente dell'Istituto INA, rappresenta innanzitutto questa comunione di fede, di amore con la Chiesa di Roma, quindi con il Papa. La nostra fede è fondata sulla roccia di Cristo, che ha voluto che sulla roccia di Pietro potessimo tutti professare l'unica fede. Allora, il primo significato del dono di questo mattoncino è che la comunità si impegna a vivere sempre nell'autenticità della fede. Autenticità della fede che non è semplicemente professata, ma testimoniata con le opere di carità e di misericordia, ed è appunto il simbolo della misericordia che ci ricorda questo mattoncino, perché il giubileo, che viene celebrato nella Chiesa ordinariamente ogni 25 anni, poi ci sono anche gli anni giubilari straordinari, come è stato quello della misericordia del 2016, appunto ci ricordano il messaggio del Vangelo, il cuore del messaggio del Vangelo, che è la misericordia. Una misericordia che non significa semplicemente espressione spiritualistica di un fervore intimistico, no. La misericordia che noi professiamo nella fede siamo chiamati a testimoniarla nelle opere. Per cui oggi questo evento riveste questo significato e riassume tutte queste espressioni della fede che si rende visibile, concreta, fattibile attraverso le opere di carità. Quindi è un onore, un orgoglio per noi ricevere questo dono, ma significa nel contempo una grande responsabilità, perché
questo mattoncino ci ricorda che ciascuno di noi battezzati siamo chiamati ad essere un piccolo mattone per la costruzione della casa di Dio che è il suo regno. Il regno di Dio è sempre un regno di amore. Fuori del suo amore, fuori dalla testimonianza della carità attraverso le opere, la nostra fede diviene una fede, come dice l'Apostolo Giacomo, una fede morta. Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Questo è uno dei tanti mattoncini che dove sono state murata la porta di San Pietro e dopo appunto e adesso oggi uno di quei mattoncini è qua. Ma come trasferire ai fedeli tutto ciò che lei adesso ci ha detto? Perché oggi viviamo momenti di crisi molto molto forti, specialmente per quanto riguarda quella che è la donazione di se stesso verso il cristiano, verso il senso di essere cristiano. Sì, in questi tempi difficili, come lei dice, in questi tempi di grande crisi morale, spirituale, di fede, ma io direi che è soprattutto una crisi di umanità. L'uomo deve ritrovare la sua identità in quanto uomo. Ma se consideriamo l'aspetto della crisi nei suoi lati, diciamo, scuri, negativi, e allora non ne usciamo fuori. Ogni tempo della storia del mondo e della Chiesa in tempo di crisi ha costituito non soltanto una grande prova di purificazione, ma una grande chance. Quindi noi in questo tempo di crisi, guidati dalla luce della fede, vogliamo cogliere un'opportunità che va al di là delle possibilità e delle logiche, delle dinamiche umane e che con la forza, con la luce della fede sa intravedere l'alba di una nuova risurrezione. D'altra parte, il cristiano, il discepolo di Gesù, è chiamato a testimoniare l'autenticità della propria fede proprio nei momenti difficili, proprio nei momenti di crisi. E da qui ne viene fuori appunto l'autenticità e la credibilità della testimonianza cristiana nel mondo, che deve essere come un lievito che fa fermentare tutta la pasta. Ecco, da un mattoncino naturalmente parte questa speranza e naturalmente in un tunnel completamente proprio al buio, quasi al buio, si intravede la luce. Si può intravedere la luce anche in questo mattoncino che sicuramente da questo momento in poi, dopo l'avvenuta benedizione, dopo l'avvenuta consacrazione, possiamo anche dire, è giusto, perché consacrato nell'essere uno dei piccoli oggetti facente parte di un evento mondiale per quanto riguarda il cattolicesimo, di un evento non dico straordinario ma eccezionale come il Giubileo, per cui un atto di speranza. Sì, certamente, il cristiano o testimonia la speranza o non è cristiano. Questo non significa sottovalutare o nascondere quelle che sono le difficoltà, le prove, le fatiche della testimonianza cristiana, ma d'altra parte, appunto, come dicevo prima, l'autenticità della fede spesso è un salto nel buio, ti devi fidare senza capire e devi seminare, lavorare, senza tante volte raccogliere nulla, nella speranza che chi ti seguirà potrà vedere quei semi che germogliano, crescono e che iniziano a portare i primi frutti. Come dice Gesù, siamo tutti servi inutili ma necessari per la costruzione del regno di Dio. Nella parrocchia di San Nicola in Pirgo a Grotteria incontriamo il presidente dell'INA, l'Istituto Nazionale Azzurro. Come nasce l'idea di questa donazione, dottore?
Allora, questa donazione nasce dall'idea di unire quelli che sono i membri dell'Istituto Nazionale Azzurro su tutto il territorio nazionale e internazionale sul quale operiamo. L'Istituto Nazionale Azzurro è un'associazione umanitaria che opera, che difende quelli che sono i diritti umanitari e umani nel territorio appunto internazionale e nazionale. Questa scelta di portare a Pirgo di Grotteria questa reliquia della Porta Santa è un gesto, un simbolo che vuole far sì che proprio questo mattone che vediamo qui sia l'unione di più persone, l'unione di più pensieri, di più anche, permettetemi di dire, di preoccupazioni che tante volte nell'anno anche appunto della misericordia del 2000 ci si sono espressi in questo giubileo. Quindi vogliamo sì che con questo simbolo, con questo gesto, desideriamo che tutti noi, tutta la comunità di Pirgo mettesse da parte un attimo quelle che sono le preoccupazioni della vita quotidiana, quelli che tutti noi conosciamo, lo sappiamo quello che abbiamo passato durante questa pandemia, lo sappiamo quello che abbiamo passato con il lavoro, e vogliamo un attimo concentrarci più che guardare al mattoncino, ma guardare a quella che è la fede. Dietro il mattoncino vediamo che c'è il tabernacolo, sopra il tabernacolo vediamo che c'è la croce. Vogliamo più aprire il nostro cuore al Signore. Quindi questo mattoncino, che può servire per svariate cose, in questo caso è servito per la chiusura della Porta Santa, però faccio un esempio, un mattone può servire o per l'edificazione di un muro per chiudersi, o se no per l'edificazione di un ponte per aprirsi. Quindi questo simbolo, questo mattone che ho voluto fortemente donare alla comunità di Pirgo di Grotteria, vuole rappresentare appunto l'unione delle persone, l'unione della fede, e che tutti più o meno siamo nella stessa barca. Come disse Papa Francesco, nessuno si salva da solo in questo mare in tempesta. Quindi dobbiamo cercare tutti insieme, con la vera fede cristiana, di unirci e di poter dire: io voglio fare qualcosa in questa mia comunità. E in questo caso oggi, come ho detto pure ai fedeli, desidero che questo momento di comunione fraterna sia un momento affinché tutti noi, quando torniamo a casa, ci resta qualcosa. Cosa ci deve restare? Lo stare insieme, il volerci bene e il voler mettere da una parte quelle sono le preoccupazioni, ma vivere come, davvero come cristiani e come fedeli in Cristo. L'inclusione di tutti i popoli per una apertura totale di questa inclusione di tutti i popoli, che può essere appunto racchiusa in un mattoncino per un futuro sicuramente di pace, sicuramente migliore di quello che si sono vissuti e di quello che si andranno a vivere. Che cosa c'è su questo mattoncino, dottore? Cosa troviamo noi? Qui troviamo innanzitutto questo mattoncino, mi è stato donato dall'allora l'arciprete emerito della Basilica di San Pietro, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri. Qui vediamo scritto, cioè, oltre lo stemma appunto papale, che è il classico, le due chiavi con la taira papale, vediamo che c'è la scritta Fabbrica di San Pietro in Vaticano, anno appunto giubilare, che nell'anno in cui appunto è stato messo questo mattone, nel giubileo appunto del 2000. Ripeto, parliamo di terra, però la terra, dietro questa terra in passato c'è l'acqua, c'è il lavoro. Quindi che cosa vuol dire? Questo mattone, come ha detto anche nell'omelia sua eccellenza Monsignor Benito Bracamonte, è lo stesso lavoro che il Signore fa anche con noi. Da terra ci prende, ci plasma in sua immagine e somiglianza e ci fa uomini affinché siamo al servizio delle persone, al servizio della nostra comunità, al servizio del nostro vicino di casa. Non dobbiamo guardarci egoisticamente durante il nostro quotidiano, dobbiamo renderci conto che ognuno di noi è un microcosmo, però fa parte di una unica e sola identità, che è la vita, il nostro essere cristiani, il nostro essere lavoratori nella giornata, nella vigna del Signore. Quindi dico, è importante questo gesto non tanto per quello che è il materiale fatto in se stesso, ma per quello che rappresenta. Dobbiamo capire, e secondo me dal punto di vista morale, questa terribile pandemia ci ha fatto scoprire che tutti i popoli, l'ha detto lei prima, non c'è stato popolo o etnia o continente in cui non è stato toccato da questo terribile virus. Quindi cosa ci fa capire questo?
possiamo vestirci bene, possiamo avere le migliori cose, possiamo, però davanti alle fragilità umane, davanti a quelli che sono i veri concetti, siamo tutti deboli, siamo tutti nudi. E solo grazie a questi simboli, solo grazie a questa fede, solo grazie all'interno di queste mura dove ci troviamo, possiamo davvero capire il significato della nostra esistenza anche. Prima dicevo, ho fatto l'esempio della croce. La croce è pure un simbolo, però in quel simbolo quanto amore c'è? Vediamo il Signore con le braccia spalancate, sì, ma lì c'ha le braccia spalancate per dirci cosa? Per abbracciarci. Il Signore non ci interessa come siamo, non gli interessa come quello che diciamo o quello che l'umore in cui abbiamo in quel secondo. Il Signore ci interessa, il nostro cuore, interessa sapere quello che è l'amore che portiamo a Lui e per Lui. Quindi questo è il concetto, il riassunto, il perché abbiamo desiderato fortemente che questo mattoncino venisse in pellegrinaggio da Roma a Ingegnere, succede il contrario, però anche per dare un forte segno, perché non si dimentica il Signore di nessun posto, di nessun luogo. Arriviamo fino in una piccola comunità come questa qui, però che è una grande comunità con dei forti valori, quindi anche il Signore qui è presente. Ecco, simbolicamente questo mattoncino per cui racchiude quello che è un messaggio da quando Gesù è venuto sulla terra, dicono le sacre scritture, sino ad oggi. E sicuramente ci sono strumenti come questo che possono infondere appunto la fede. Ma oltre a queste tipologie di strumento, quali sono gli altri strumenti che l'uomo deve mettere in atto affinché ci sia questa inclusione tra i popoli? Il silenzio e l'umiltà, dottore, è stare davanti al Signore, davanti al Santissimo in profondo silenzio e aprirsi totalmente, abbandonarci a Lui, perché adesso noi siamo dentro all'interno della Chiesa, parliamo, discutiamo, siamo distratti da quello che è il luogo reale in cui ci troviamo, però le assicuro, parlo per esperienza mia personale, che se lei oppure i nostri telespettatori che ci stanno guardando, se ci mettiamo davanti al Santissimo e restiamo in silenzio, il Santissimo ci parla a noi, il Santissimo conosce i nostri cuori. Davanti al Signore le posso dire che tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre tribolazioni, tutti i nostri pericoli diventa pace assoluta. Quindi io ritengo personalmente che la preghiera e il silenzio davanti al Signore, davanti al Santissimo, sono questi le principali basi, i principali strumenti affinché il nostro cuore si possa aprire totalmente e realmente a Dio. Lei è un giovane. Che messaggio darebbe se avesse qui davanti a lei i giovani del mondo? È una bella domanda questa, perché non vorrei fare retorica, però quello che dico è ascoltare i propri genitori nei propri insegnamenti, perché se tante volte magari una romanzina di un padre o di una madre può sembrare antipatica, però lì c'è un messaggio reale che ci parla per il nostro bene. Dico di avvicinarsi ai nostri sacerdoti, ai sacerdoti di andare la domenica a messa, perché lì si può ascoltare la parola del Signore trasmessa e che si possa far propria affinché si possano affrontare le reali conseguenze delle reali i problemi della vita, perché tante volte quello che si nota nel mio percorso diciamo come presidente dell'Istituto Nazionale Azzurro, ho notato che chi non ha, permettetemi di dire, una vita cristiana attiva o di fede attiva, durante nei periodi di tribolazione, periodi pericolosi della vita che tutti noi passiamo, lì inciampa e cade e si fa molto male. La fede ti prende e ti rialza. Ma non parlo di una fede, magari chissà, uno dice, magari una fede diciamo quasi sacerdotale, permettetemi di usare questo termine. Io parlo di quella fede sincera, come dice, Signore, io sono così, eccomi. Cioè non voglio nasconderti dietro. La spontaneità, esatto. Dell'essere nel ritrovare il proprio io e donarlo agli altri. Assolutamente, esatto. E questo è quello che io desidero dare un messaggio ai ragazzi. Cercate di non seguire idoli che durano quanto una giornata, di lasciare queste cose, perché questo è un mondo messo, costruito in maniera artificiale. Qui parliamo di 2000 anni di storia tangibile, ma se no fin dalla notte dei tempi. Quindi forse qualcosa di più concreto c'è, quindi di lasciare stare questo mondo
preconfezionato, dove si ha la falsa illusione di decidere, dove noi non decidiamo assolutamente nulla, ma ci viene detto cosa decidere. Questo è il mio umile pensiero. Come dice Papa Francesco, mondo terreno, lasciamo magari che corra verso quello che è una quasi fine naturale, perché il mondo terreno, se non è unito al mondo spirituale della fede, forse non ha motivo nemmeno di esistere. L'evento celebrativo di oggi, che si è verificato appunto nella parrocchia di San Nicola, ha visto la presenza di Sua Eccellenza per l'arrivo di questo simbolo molto importante per quanto riguarda non soltanto i fedeli di Pirgo di Grotteria, appunto Sua Eccellenza Monsignor Benito Adan Bracamonte, ordinario militare del Venezuela e vicepresidente della Consulta Sacerdotale INA. Il nostro Monsignore arriva appunto dal Venezuela, per cui ha una visione, direi quasi mondiale, di quella che è la realtà della fede nel mondo, ma tocca con mano quotidianamente e oggi ha portato la sua testimonianza. Ecco, Sua Eccellenza, qual è questo momento che la Chiesa sta vivendo non soltanto nel nostro paese, in Italia, ma nell'intero mondo, dove ci sono dei momenti di crisi? Ecco, in Venezuela c'è forse un momento di crisi come in tanti altri paesi. Quali sono gli strumenti per poter superare questi momenti di crisi? Grazie Pasquale. Voglio dire, la crisi è mondiale, crisi nel senso della fede, del smarrimento delle persone che cercano la felicità in altro posto e dimenticano Dio. Il Concilio Vaticano II ha detto nella Gaudium et Spes numero 22 che Cristo rivela il vero volto dell'uomo all'uomo e lo fa rendere più uomo, più umano. Adesso con questa pandemia, come tutti sappiamo, c'è una crisi mondiale, economica, culturale, familiare, c'è una crisi dappertutto, però questa pandemia ci ha dato anche la possibilità, l'opportunità di riprendere anche la fede. Ci affidiamo a Dio, cerchiamo a Dio, preghiamo di più, ci ha permesso anche di ritrovare la famiglia, perché prima della pandemia possibilmente andavamo per strada, andavamo alla discoteca, al lavoro, all'università, alla scuola, eravamo sempre impegnati. Invece la pandemia ha fatto che ritorniamo a casa, alla chiesa domestica, a pregare insieme, a condividere. L'uomo ha ritrovato se stesso, a essere insieme in tavolo, no? E anche a dialogare, a parlare di tante cose che prima possibilmente non si faceva. Allora, questa fede che è stata messa a prova, io penso che sta risorgendo, no? In questo senso, perché uno sente anche le persone che dicono: mi manca essere in chiesa per partecipare alla messa, mi manca andare in chiesa per confessarmi, mi manca andare in chiesa per pregare con il mio gruppo di preghiera. E quello è un po' il polo positivo di questa pandemia, no? Che prima, può essere prima della pandemia, come che la persona non valutava, no? La messa, la confessione, ricevere la comunione, no? E andare a pregare insieme con le altre famiglie in chiesa. E quello
è anche un punto di riferimento per noi rafforzare questa fede e la presenza del Signore nell'Eucaristia e nei sacramenti. Ecco, lei che viene da così lontano, non so da quanto tempo lei vive in Italia o è soltanto di passaggio. No, sono di passaggio. Ecco, sono di passaggio. Che cosa ha trovato che la accomuna alla sua terra d'origine, al Venezuela, l'Italia, ma non soltanto l'Italia, la Calabria, queste località? Lei oggi è arrivato in macchina, avrà certamente visto quello che è il contesto in cui appunto vive il popolo calabrese. Sì. L'ha colpito qualcosa di particolare? Che cosa ha trovato che la può appunto condurre al suo Venezuela? Mi affianca, diciamo, a questa terra. In primo luogo, fin da piccolo conosco persone italiane che negli anni 50 sono andati in Venezuela. Hanno fatto la sua famiglia, le aziende, tante cose, ho amicizia con tutti loro e parlavano tanto dell'Italia. Dopo sono diventato sacerdote e sono venuto per studiare a Roma 4 anni e ho conosciuto un po' la cultura, ho girato un po' per l'Italia e quello che diciamo mi ha colpito in questa terra Calabria è che uno sente sempre di quelle voci che parlano dei calabresi. Invece ho trovato gente per bene, così come il dottore Festicini, come quelli dell'INA che sono membri, che danno il tutto per costruire, per edificare, per apportare e per portare agli altri un aiuto. È questo che mi ha colpito anche. Lei diciamo, sta mettendo il dito nella piaga. Questa purtroppo è una terra tartassata, ma è una terra dove le figure di eccellenza, le figure nobili esistono, ma che spesso purtroppo devono abbandonare questa terra per andare altrove. Sì, però è una terra bellissima, con tante risorse umane in primo luogo. L'altro giorno eravamo lì al palazzo del consiglio, no? Sì, allora, sì, del consiglio regionale. Allora la signora che parlava e che diceva, faceva da guida, ha detto: il mare è la nostra prima risorsa. Senta, la prima risorsa sono le persone. Gli ho detto: noi siamo quelli che. Ecco, per cui la fede nella persona, soltanto la persona. Guarda, potrà... Dio si è fatto persona e Dio ama la persona, è venuto al mondo per redimere la persona umana e per farlo diventare più persona. Allora, anche Dio è una persona, Padre, Figlio, Spirito Santo, diciamo noi nella nostra teologia, una sola persona nella Trinità. Allora perché noi andiamo facendo del male agli altri, con la guerra, con il terrorismo, con tante cose che non vengono adesso, diciamo, che non ci portano a essere più umani. Noi cristiani parliamo dell'umanesimo cristiano, che è dimenticato, che adesso tanti rifiutano, però che è quello che ha costruito l'Europa e che ha costruito tutta l'umanità. Certo, per cui l'umanitas in primo piano, l'umanità in primo piano, che cos'è che porterà in Venezuela come cosa più bella che ha visto qui in Calabria? Che dobbiamo essere più sensibili ai bisogni della persona, alla necessità, che dobbiamo anche unirci per portare avanti tante belle cose, perché il mio paese è un paese molto bello, con tante risorse. Abbiamo il petrolio, l'oro, abbiamo ferro, rame, certo. Abbiamo il coltan. Sì, il sottosuolo è ricchissimo. Abbiamo tanto legno. Fiumi, tanta acqua, abbiamo anche
bei posti turistici, Los Roques, Isola de Margarita, il Parco Nazionale Morrocoy si chiama, sì. Belle spiagge. È come l'Italia. Abbiamo le Ande. Ecco, è come l'Italia, è come la Calabria. Abbiamo con i posti, montagne con i posti meravigliosi. Più di 5.000 metri. Abbiamo di tutto. Lei adesso che tornerà in Venezuela si porterà certamente dietro tante di quelle immagini dell'Italia, della Calabria in particolare, ecco, oltre che essere stato qui in questi luoghi, in questi particolari luoghi, come dicevamo prima, che cos'è che si porta dietro come cosa più bella? E poi ai giovani, al futuro, a quella popolazione calabrese che sta crescendo, qual è l'augurio che dà? Porterò in Venezuela la bontà degli italiani, anche la creatività degli italiani, tutto lo sforzo che fanno per portare avanti questo paese, anche di questo popolo calabrese. Io direi al popolo: dovete tornare sulle orme di San Francesco de Paola, che ha vinto gli ostacoli, affidato a Dio con quella fiducia, però anche con tutta la sua volontà e il desiderio di arrivare dove doveva arrivare. E per questo sul mantello, certo, va sul stretto, no? E quel stretto, o quella, diciamo, quella distanza, non è stato per lui un ostacolo. Lui ha vinto nel nome del Signore, e tutti noi dobbiamo anche fare così. Nel nome del Signore iniziare lo studio, il lavoro, la ricerca, tutto quanto dobbiamo fare sempre. Ai giovani, noi sempre diciamo: voi giovani siete il futuro. Io invece dico ai giovani calabresi, quelli che si stanno crescendo e preparando: voi siete il presente. Perché se diciamo il futuro, dopo saresti vecchi come noi. Adesso, okay, il presente. Bene. Siete, e dovete prendere questo presente studiando, preparandovi, facendo le cose giustamente, e pensando: sì, quando io divento un politico, un economista, un ricercatore, un medico, un professionista, io devo farlo con qualità, con eccellenza. Certo. Quello è che dobbiamo pensare adesso, perché a volte ci lamentiamo: questi politici, questi medici, questi professori. Però quando tocca a noi, può darsi che lì incominciano i guai, come si suol dire. E allora dobbiamo prendere il presente, perché siamo il presente, voi siete il presente. Bene, e su queste parole noi ringraziamo i nostri telespettatori di Incontri Con, vi lasciamo il nostro buonasera e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Grazie.